ho preso il canale di Marta. Se rivolete questo canale, chiamate 118 perché sì. Qua c'è Sara però, eh? Marta, quando troverai questi video, sì, dirai che c'è. Non devi spiegare, insomma. Siamo in pullman verso Firenze e poi domani appunto saremo a Orvieto e a Civitavecchia. Ma ci vediamo a Roma. Vabbè, comunque. E niente, è una cosa bella. E niente, riprenderemo tutto bello come al solito, in particolare Firenze finalmente. E niente, siamo in pullman al momento. Aria parta! Notare l'aereo bello, imponente. Vabbè. Bene, siamo a Firenze. Allora, siamo appena arrivati a Firenze. Vabbè, un bagno. Allora, siamo appena arrivati. Siamo qua praticamente dove sta la stazione. C'è la stazione. Qui c'è Fabiola. E niente, adesso abbiamo appena incontrato la guida. Qui c'è Mattia che sta facendo anche lui il vlog. Però vabbè. E io ho sbattuto contro due valigie. Perché la gente mi viene addosso. E niente. Giove! Io voglio venire qui. Allora, siamo appunto a Firenze, i palazzi sono bellissimi, belli. Lì c'è Mattia che mi guarda male nonostante lui abbia Paola, guardato male. Paola! E niente, vi posso vedere un attimo il panorama. Vi posso vedere un attimo la bifola del Duomo, è bellissima, spettacolare, è bellissima. Questo è il battistero. Appunto il battistero. Vedete che è esagonale, no? Guarda che bello, ottagonale. Non è. Siamo all'interno del battistero. Questo è un posto molto bello. Allora, noi stiamo uscendo adesso dal battistero e niente. Cerchiamo Sara. All'interno della torre, diciamo, che c'è la conferenza. E niente, sono morendo, sto facendo palestra, pure in vacanza. Ma che è finita? Siamo arrivati, diciamo, il primo piano. Simone vuole però suo abbraccio. Abbiamo pagato per salire qua, siamo. È a punto. Dai. Ce la possiamo fare? Un po' di coraggio. Sì. Just do it. Dai. Yeah. Siamo. Aia! Siamo rimasti là sotto come una profuga. Insieme a Fabiola. Ah, Sara pure da. Invece. Oh Sara, eccoli. Eccola là. Ciao. Non ti ho abbandonato. Ragazzi, è bellissimo Firenze, si vede tutto. No, guarda là sopra. No, guarda quanta gente. No. No, raga, pure io voglio salire. Ragazzi, Cristiani. Da lì si vede tutta Firenze. È bellissimo. Da lì si vede tutta Firenze. Sì, ci sono altre 1000 persone, tipo, là. Bella, bella. E ora il primo li buttiamo. Bellissimo, veramente. Allora, siamo a metà strada. Giusto? E niente, siamo arrivati circa 250 scalini. Questa è Marta. Altra Marta. Siamo arrivati perfettamente all'ultimo piano. Adesso vi posso vedere la vista finale. Puoi vedere cose. Ragazzi, la cupola è bellissima. Sì, ma scendici, me lo ruccavo. Sì, guardate. Simone, tagliati. Grazie. Vieni, Simo. Vabbè. Di una tua opinione sulla cupola. Rotonda. Allora, siamo usciti adesso dalla cupola, dalla torre, diciamo. Siete scende. Allora, ragazzi, per l'accesso dalla cupola e dalla torre, volevo dire, mi confondo, perché praticamente dopo mangiato, ci stiamo andando adesso, saliremo appunto sulla cupola. Ed è successa una cosa troppo divertente, ci siamo perse. Cioè, nel senso, io sono e altre due ragazze, ci siamo perse. Poi, per fortuna, abbiamo chiamato il professore, ed eccolo davanti a noi. Con quelli di questo, siamo mangiati. Siamo a Piazza della Signoria. Voi non dovete venire a Piazza... Va bene, allora. Questa è la panoramica. Con il nostro grande dispiacere, Sara, vai, esponi. Non possiamo vedere la casa di Dante Alighieri. Ma che venire oggi, non tutti sudati.
non possiamo farlo perché appunto siamo a persa della signoria, perché visto che ci siamo perse, il professore è dovuto ritornare indietro e non c'è tempo, diciamo, per andare lì. Siamo qui appunto nel posto in cui penso forse dovremmo mangiare, non lo so. E non vedremo la casa di Dante. Ma questa me l'ho detto, io se l'ho comprata a Luca. Sì, a Teleway del Luca. Siamo al ristorante. Bello. No, per dire, a me piacciono tutte le... A me piacciono tutte le piace. Perché? Boh, ma no, rispetto agli altri, ti so peggio. Tra un po', dobbiamo vedere altro. Adesso stiamo andando alla cupola. Disney, yeah. Non grazie Disney. Disney. Perché parlate Disney. Di Disney? Disney, è Disney, non Disney. Vabbè, comunque, Simone è sempre presente. Disney. Al di là di questo, ci vediamo alla cupola. Non manco mai. Sì. Vi racconto il mio figlio di me, aspetta. Ah, no, allora, lei ama i coreani, ok? Vedi i coreani, lei che dice coreano, fa no. Coreano! È normale. This is my... Questo è il mio canale. Maria! Adesso dobbiamo salire 463 scalini. Io li salgo. Io no. No, lo salgo. In realtà lo salgo solo perché vedo 20 euro nel tuo cellulare. E quindi aspetto il momento che tu ti distrai. No, vai Simone. Adesso praticamente siamo un po' in giro per Firenze, perché alle 3.20 dobbiamo andare nella cupola, che appunto già è prenotata, diciamo, non so bene come. E niente, per questo giro in cupola sarà Simone, compagno di video. Mi chiamerò Sara in questo momento. Perché sarà la vera Sara, non se l'è sentita di salire. Sono io Sara. L'altra ragazza non se l'è sentita di salire con me. E... Simone. Altra finestra. Siamo salita. Mi un'altra Sara. E niente, siamo sopra i carrellini della cupola, vero Sara? Allora, ce la posso fare. E niente di che. Però tenere il telefono e salire è stancante. Abbiamo fatto 20 gradini, già sono stanca. Oh. Però il muro è fresco, quindi tu ti ci poggi, è bello. E qui invece poggio. Oh, una finestra. I muri sono un po' sporchi. Ma questo è tipo l'interno. Taglio. La musica. Che la musica bellissima. Questo è il tetto. Questo è bello, sono queste cose. Adesso diciamo il dentro della cupola. No, raga, io voglio salire sopra. Infatti, la cosa bella. Prendiamo. Quelle le personcine piccole. Le formiche. Osservazioni della nostra Sara, attenzione. Formiche giganti giganti però. Cioè, più grosse del gigante. Tutto normale. Aspetta, mettimeli in faccia. No, i tuoi. Io me lo posso rifare, Marta. Ma non è che secchiona. Dai, però non sto male. Sono bellissima. Che scala in salita, bruttissima. Maria, sono stata basita, ragazzi. Ma guardate la bellezza di questa città. Pensavi di aver perso la tua Sara. Eccola qua. Cioè, ti cerca. La vista è bellissima. Cadenti. È preoccupato che mi cade il telefono. Perché poi chi è che glielo deve ricomprare? Suo padre. No! Hai qualcosa da dire? Sì. Ciao. Addio. Allora, ti vorrei fare una battuta. Oddio. Solo che ascolto. Solo che ti vedo non per far. Vabbè, aspetta, anzi, mi intendo. Allora, ci sono due padri e due figli. Stanno andando a pescare. Però la barca è per tre persone. Come fanno? Come fanno? È un indovinello, vuoi sapere? Sì. Un padre e il nonno. Nonno, papà e figlio, perché il... Siamo... No, aspetta. Perché il padre, cioè un padre e poi il figlio. Solo che il padre del figlio è il figlio del nonno. Hai già capito? Dopo esserci fatti tante fotografie pazze, io e Sara due, e anche una nostra amica, vuoi essere presentato? Sì, vai. Lei è Veronica. Oddio. Vabbè.
Niente, adesso stiamo per scendere, non vi riprendo la discesa perché sennò veramente. È troppo noiosa ed è pure. Fagli vedere Firenze. Purtroppo siamo rimasti fermi perché i turisti devono salire e siamo praticamente in questa siamo rimasti bloccati qui perché siamo bloccati. E dice a salvare. Allora il numero è. Allora ragazzi, dopo essere passati all'Hard Rock stiamo andando a Ponte Vecchio. Ah, ma pure lui balla, ma perché era più? Siamo qui. Allora, siamo qui, stiamo per andare al pullman e al momento stiamo passando questo. Hi guys, stiamo andando a una festa. Colpi di capelli. Colpi di ferro. C'è Paola. Sono io. Non ti ho la volita, te lo giuro. C'è Dania. Ciao. Papiola. Ma niente, prendo parole. Staccati un attimo! Allora di questo siamo letteralmente morte, sono soltanto le 10:30, le 11, non lo so. Le euforie di Marta! Comunque! Io sembro un pagliaccio, in realtà sono rossa naturale, cioè non sono rossa di blush, quindi non me lo venite a scrivere qui sotto. E niente, siamo morte! Ciao! Buè. No, io ciao! Sì, vabbè. Sì, non stiamo chiudendo il video, stiamo dicendo qualcosa. Bella! Al di là di questo c'è la serata andata di quindi. Sara! Samo che c'è la cintura! C'è la cintura! Più forte con me! Sì, la serata! Vale! Riprendendo soltanto adesso perché comunque era noioso farmi vedere sempre la routine in pullman, quindi siamo direttamente qui sul posto e dopo Orvieto appunto andremo in andiamo a Civitavecchia. Precisamente, quindi adesso vi faremo vedere un po' con la città e poi ci ritroviamo a Civitavecchia. Al momento che siamo qua vi ricordo sempre di seguirci nei vari social che ve li metto da qualche parte, cioè da qualche parte qui. Siccome. E niente. Bene, così per istante lo spingo di dirti se c'è spinta. Mentre è a scuola, quindi riesci a pensare. Bellissimo, di Orvieto. Perché al di là di questo, siamo all'interno del pullman. Ragazzi del nord, volevo fare un appello. Voi siete educati a confronto nostro. Sapete perché? Perché adesso osservazione della mia amica. Praticamente stiamo attraversando, no? La macchina appunto si è fermata niente meno a un metro dalle strisce pedonali. Mentre da noi si fermano sul momento, però non si fermano proprio. Quindi da notare, poi le strade perfettamente asfaltate. Pirtuso. Vabbè, pirtuso, come si dice in italiano? Qualche buco, qualche fossa, ecco. Pirtuso. Si sta sempre, però con. Per favore, di sentire. Non è così. Sì, no. Noi adesso stiamo andando a Civitavecchia, però andiamo a visitare Francia, ci andiamo risalendo per il porto perché dobbiamo sbarcare per tornare nella nostra amata Sicilia. Giusto, Sara? E niente, quindi ci vediamo direttamente a Civitavecchia. Allora, che cosa è successo? Che la nave invece di partire alle 7, non doveva partire, partirà a mezzanotte. Quindi noi adesso ci spostiamo in nave, quindi non faremo nemmeno una passeggiata per il paese, ma andiamo direttamente in nave e a mezzanotte ci imbarchiamo. Yeah. Ciao a tutti, buongiorno, stiamo ritornando a casa. Buongiorno. C'è un collega tipo bellissimo. Esatto, adesso ve lo incontriamo. E niente, voi volevamo semplicemente salutarvi e augurarvi una buona giornata normalmente. E chiudere il video dicendo che è stata una bella esperienza, quella di questa settimana, perché abbiamo fatto un bel viaggio.
toscana praticamente, quindi abbiamo visto tutto e niente, quindi inquadriamo il bar e basta, vi salutiamo così, ciao! Ciao.